Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Vincenzo di Black Squirrel Paracord Italia e nel tutorial di oggi parleremo di questo modello di bracciale. Anche se è molto semplice, sia nella forma che nella realizzazione, io credo che sia tra i bracciali da utilizzare tutti i giorni uno tra i più belli, soprattutto se, come in questo caso qui, li utilizziamo in coppia, di due colori che stanno bene insieme. L'ho sempre chiamato modello Zero, Zero appunto per via della sua forma, e sul nostro store da anni lo vendiamo nella confezione da tre. Anche se personalmente penso che non abbia senso spendere dei soldi per comprarlo già fatto, perché come vedrete tra poco è veramente, ma veramente semplice da realizzare. Un altro aspetto positivo di questo bracciale è che ci fa recuperare veramente un sacco di paracord che se no andrebbe buttato via. Guardate qui, questi sono tutti i pezzetti di paracord che vanno da 50 cm a circa 1 metro. E ogni volta li metto lì e dico, chissà, prima o poi a qualcosa serviranno. Ecco, il modello Zero è un bracciale per il recupero e per la sostenibilità, perché ci fa recuperare tutti quei pezzettini di paracord che sennò andrebbero buttati via. Ma iniziamo con la realizzazione. Come al solito, ecco qui tutto l'occorrente per la realizzazione di questo bracciale. Sicuramente vi salterà all'occhio una cosa che c'è quasi mai, e c'è questa spillatrice e questa striscia di carta. E tra pochi minuti vi spiegherò a cosa serve. Allora, per realizzare questo bracciale, come avete potuto ben capire, ci vuole del paracord che va dai 50 ai 70 cm, insomma la misura è più o meno quella lì, cambierà poco in base alla dimensione del vostro polso, perché come vedete questo è un bracciale regolabile. È molto semplice da realizzare, adesso ci mettiamo comodi e lo facciamo immediatamente. Come è già successo in molti casi, visto che sono mancino, per evitare di farvi impazzire nella realizzazione di questo bracciale, adesso ribalterò l'immagine. Il modo per andare a realizzare questo bracciale è davvero molto semplice. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è prendere il paracord e farlo girare su se stesso. Arrivati a questo punto, mettiamo un dito qui sotto in questo modo e facciamo questo movimento qui. Zoomiamo. Allora, guardate, prendiamo questa corda qui e facciamo 1, 2. Quindi andiamo a bloccare questo punto qui dove ci sono le due corde che sono parallele. Ok, quindi ripetiamo. 1, 2 e 3. A questo punto tiriamo fuori il dito, cercando di non fare slacciare questa sorta di nodo, se così lo vogliamo chiamare. E facciamo passare questa parte di paracord qui, qua dentro, in questo modo qui. Dopodiché stringiamo tutto per bene. 1, 2 e 3. Ok, se lo volete fare molto stretto per evitare che si possa allentare da solo mentre lo indossate, potete prendere questa estremità qui e questa qui e tirare. Però non esagerate perché poi viene difficile da regolare. A questo punto andiamo sul cartoncino della spillatrice, perché dobbiamo andare a simulare il nostro polso. Facendo l'ipotesi sul mio, che è appunto di 16 cm, che cosa faccio? Piglio questo cartoncino, facciamo in questo modo qui, ecco, questo è un Fabriano F4 nello specifico. Andiamo a prendere 1 metro e andiamo a simulare la misura, che è appunto 16,5, anzi, più o meno siamo così. Ok, come vedete passa tutto attorno al cartoncino e spigliamo 1. Ok, ed ecco che abbiamo simulato il nostro polso. A questo punto andiamo a prendere il bracciale, stringiamo in questo modo qui, facciamo in modo che sia della misura corretta. A questo punto possiamo sfilarlo e andiamo a completare il bracciale. Allora, prendiamo la restante parte di corda, facciamo seguire la circonferenza, cioè il bordo del bracciale, e arrivato qui andiamo a fare la stessa cosa che avevamo fatto prima. Quindi 1, 2 e 3. Prendiamo questo, lo facciamo passare qui dentro e andiamo a stringere. A questo punto stringiamo per bene anche da questo lato e possiamo andare a tagliare. 1 e 2.
bruciamo, ma stiamo attenti a non andare a bruciare pure questa parte di paracord, quindi dobbiamo cercare di trovare il modo di bruciare solo questa qui. Stiamo un po' così, aspettiamo che si asciughi. Andiamo a fare la stessa cosa dall'altro lato. Ok, e il bracciale è pronto. Dopodiché lo possiamo, ecco, vedete, allargare in questo modo, mettere la mano dentro. È un po' difficile da indossare da soli, quindi vi consiglio di farvi aiutare da qualcuno. Inoltre, se avete voglia, insomma, di dargli un tocco in più, potete aggiungere ad esempio dei beads, come in questo caso, che trovate anche loro sul nostro store, per renderlo un po' più particolare. Ma dico, per il resto il procedimento è esattamente lo stesso. Ok, abbiamo finito. Va bene ragazzi, anche questo tutorial finisce qui, spero che anche se semplice questo bracciale vi sia piaciuto. Come al solito vi ricordo che tutto quello che utilizzo nei miei tutorial lo trovate sullo store www.paracorditalia.com. Inoltre, se questo tipo di contenuto è stato di vostro gradimento, vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale. E per il resto ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao, 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 ciao.